Ciao a tutti ragazzi di Dinorec e bentornati sul canale. Oggi sono qui per inaugurare insieme a voi una nuova rubrica. Visto che me l'avete scritto in tanti in questi giorni, mi avete mandato messaggi, mail su tutti i miei social, Instagram, YouTube, mi avete scritto abbastanza messaggi da farmi capire che forse è il caso di aprire una nuova rubrica. E la rubrica in questione è una rubrica, diciamo, che io mai avrei pensato di fare su questo canale, che era nato con uno scopo nobile, basata su modellini che non sono attraenti, mettiamola così, che sono magari scientificamente meno belli di altri modelli, che fanno schifo, modellini che fanno vomitare, ecco. Apriamo una rubrica nuova che chiamerò gli schifosauri, dove io mi impegnerò a trovare nei vari negozi o anche semplicemente in giro nei bazar o nei mercati tutti i dinosauri che fanno schifo, quei dinosauri così brutti che meritano l'estinzione. O meglio, l'estintore. Io mi impegnerò a prelevarli e a eliminarli dalla faccia della terra, perché non meritano la vita. Questi dinosauri rovinano anni e anni di studio di noi. Noi, dei paleontologi, ricerche scientifiche, quindi inficiano il lavoro vero, il sudore di questi professionisti. E loro cosa fanno? Distolgono dalla realtà e quindi via! Tifosi, figli di un dino minore, meritano la morte! No! Extendable! Extendable! Gli animali estendibili della resta! No! Vabbè, due cestini pieni di resta, vuoi che non lo trovi uno scrauso da prendere? Devo prenderlo per forza, anzi no, lo rubo perché... cioè, comprarlo veramente è troppo, lo devo rubare. Peggy 18. No, vabbè, sto scherzando ragazzi, non rubo nulla, lo pago, che se non se lo meriterebbe, però lo pago, ne prendo uno solo. E poi ho iniziato a ravanare lì in mezzo a tutti quei modellini così gommosi, così storti, così brutti. Ma perché, scusate, hanno messo da una parte tutti i misti e dall'altra solo gli stegosauridi? Ma che cazzo, ma che senso ha? No, vabbè ragazzi, questo lo devo estendere qua in diretta. No, mi cacciano. Devo fare in fretta perché già si stanno avvicinando. Pensano che voglio rubarli. Questo è abbastanza smostrato. Però posso fare di meglio, sono sicuro. Extendable! Questo no. Ragazzi, 3,79 li sto buttando nel cesso. Guardate questo è un ceratosauro. Ragazzi, è simile al ceratosauro della Sideshow. Prendo questo. Ho scelto te. Ormai sono diventato una sorta di paladino dei dinosauri accurati scientificamente. Quando mi imbatto in un dinosauro che chiaramente fa cacare, mi sento in dovere di eliminarlo, di estinguerlo dalla faccia della terra. E io mi prendo questa responsabilità. Ti scelgo te, fratello. Scelgo te. Io non so chi siete. Non so che cosa volete. Se cercate riscatto, sappiate che non possiede gente come voi, però io possiedo denaro che ho acquisito durante la mia lunga carriera, che fanno di me un incubo per gente come voi. Io vi cercherò, vi troverò e vi ucciderò. Extendable! RSTA, resta. C'è come un canto delle sirene per me, resta. Sentivo questa voce che resta. Ci sono ricascato. Ed eccoci qui ragazzi di fronte al nostro RS. Come potete vedere, questo modellino fa cagare. Ha quattro zampe. A differenza degli altri, questo modellino finalmente si regge. Beh, c'è da dire che ha quattro zampe, comunque invece di due, è già in parte avvantaggiato. Però il vantaggio maggiore glielo dà il cartellino, ragazzi, perché se noi togliamo il cartellino, purtroppo questo resta, non si regge più. Vedete come come capitombola? Cioè, si reggeva solo per il cartellino. Ancora qui, come potete notare, l'eccelsa tecnica
di packaging della resta. Avanti il prossimo. Guardate questa nostra tecnica fantastica di packaging. Veramente mi dispiace un po', perché comunque potevano fare un modo differente, tipo legarglielo al collo e stringere forte fino ad asfissiarlo. Ragazzi, magari gli si stuccava anche la testa. Proviamo a fare quanti giri riesce a fare prima di perdere la testa. Proviamo. No, ragazzi, non mi va ancora di distruggerlo. Lo farò alla fine del video. Per adesso, però, cazzo, cioè, ma come si fa? Come si fa a bucare la zampa qui per mettere il cartellino? Cioè, tu lo rovini un modellino così, già è rovinato di suo. Allora, stucchiamolo questo qui con delicatezza, come sempre. Cioè, vedete, parte proprio il pezzo, ragazzi. Gli parte la zampa, gli rimane il taglio. Ma che schifezza, dai, ragazzi. Sono pur sempre dei dinosauri. No, ragazzi, è rimasto un pezzo di plastica dentro. Qua bisogna fare un'operazione di artroscopia. Con molta delicatezza, ragazzi, andrò a estrarre il corpo estraneo. Vedete che la plastica non era tantissima, però c'era. Adesso il nostro dinosauro può ritenersi privo di corpi estranei. Sì. Presenta sempre delle ferite qui sotto la zampa. Ciao! La zampa, vedete, è morbida, all'interno non c'è nulla, a parte le cisti sotto la zampa. Comunque, sei vivo! Sei ancora vivo! Guardate che storto! Sei un quadrupede, cavolo! Devi stare dritto! Invece no, cade! Tutte le volte che provo a farlo reggere, lui cade, perché non c'ha più la stampella. Con la stampella si reggeva. Gli levi la stampella e cade! Però io, che sono un previdente e mi prendo cura dei miei modellini fino alla fine, ragazzi, ho pensato che con il giusto supporto, ragazzi, questo dinosauro può trovare anche la sua stabilità. Vedete? Lo potete esporre nelle vostre bacheche così, in sospensione. E sotto ci potete mettere un bel falò! Sì, penso che a te ti brucerò. Comunque guardate, perché la stabilità non è ai massimi livelli. È un dinosauro fondamentalmente molto storto. Vedete le zampe? Quindi è normale che come lo sia... Miracolo. Comunque, veniamo a noi. Allora, trattasi di anchilosauro, anche se gli anchilosauri in realtà sono fatti così. Cioè, notate la differenza. Comunque, non è che ci siano andati lontanissimi per quanto riguarda il corpo, ragazzi. Anche la testa, tutto sommato, la forma del... più o meno, la forma di un anchilosauro ce l'ha ancora. La cosa che mi stupisce di più è il fatto che l'anchilosauro è un dinosauro famosissimo per il fatto di avere una mazza alla fine della coda. Infatti, come vedete, questo anchilosauro della PNSO e questo dinosauro della vite, ma come tutti gli anchilosauri, anche quelli della Slice o della Lego, hanno tutti quanti la coda. Questo della resta la coda non ce l'ha. Ok, avete voluto risparmiare sulle plastiche, ci sta. Però cazzo, un piccolo accennino, un piccolo rigonfiamento, fateglielo sulla punta della coda. No, vabbè, qualche pignolo magari puntualizzerà, ragazzi, che non trattasi di anchilosauro, ma magari di nodosauro, borealopelta o qualche altro anchilosauride privo di coda. No, ragazzi, questo è un anchilosauro, perché la resta, dovete sapere, non conosce tante specie di dinosauro, ne conosce 5-6, tra queste l'anchilosauro. E comunque gli altri anchilosauridi diversi dall'anchilosauro magari presentavano qualche caratteristica che comunque lui non presenta. Fai schifo e basta, sei un anchilosauro storto. E senza che ridi, tanto non mi convincerai. La tua fine comunque è segnata. Ed eccoci giunti quindi al momento topico, quello che vedrà la fine del nostro schifosauro. Questa volta, ragazzi, voglio misurare quanto il nostro anchilosauro senza mazza riesce ad allungarsi. Poi, bene o male, con il tempo ne estenderò altri e proveremo a fare una classifica. Riusciremo, no, a superare il metro di lunghezza? Quindi si parte, ragazzi. Questo è il nostro schifosauro, questo è il metro. Proviamo a fare la tecnica del misuramento di Unbelievable Extendable. Allora, partiamo proprio dalla punta del rostro e ci... vedete, infiliamo la punta del rostro qui, all'interno del nostro metro. Non riesco proprio a infilarla bene, forse dalla coda è meglio. Oh, ecco qua, riesco comunque un pochino a prenderla, vediamo. Perfetto, quindi la misurazione, diciamo, va benissimo così, riusciamo a estenderlo. Facciamo passare il metro all'interno delle zampe e da qui in poi cominceremo l'extendable. 3, 2,
1. It's unbelievable. Ragazzi, sono sicuro che riuscirà a superare il metro. Siamo già a 40 centimetri. Extendable, l'anchilosauro sta leggendo 45 centimetri. Siamo sui 46 centimetri, 47, ancora non vedo segni di cedimento. 50, 51, 52, 53 centimetri, ragazzi. Siamo a 58 centimetri. It's incredible. 64, 65, unbelievable. 70 centimetri, si sta per spezzare il metro, ma lui non cede. 78, 79, 80, 85. Mi è partito il metro. Ragazzi, è arrivato a 80 centimetri di extendable. Cioè, per chi non lo sapesse, 80 centimetri è 20 centimetri meno di un metro. Incredible. E non mostra nemmeno una singola smagliatura. Ma riproviamo più forti di prima. Adesso proviamo a superare gli 80 centimetri per lo schifosauro anchilosauro. Pronti? Via! Siamo sui 30, 40, un gioco da ragazzi per lui, 50, 60 centimetri. Ma la cosa più incredibile è che su queste palline, guardate, l'extendable si muove. Vedete, ha un movimento incredibile. It's fantastic. E anche sembrano palline di mercurio. Ragazzi, con cosa è fatto extendable? La testa dell'extendable pare fluttuare sulle palline. Si muove a modi autoscontro. It's incredible, ragazzi. Sembra pattinare sul ghiaccio questa testa. Secondo me è ancora in vita. Questo è ciò che succede quando unbelievable. Ovviamente queste palline sono sataniche, mi resteranno attaccate almeno per una settimana. Ma che cazzo di materiale è, ragazzi? Alta ingegneria cinese. Ho quasi paura di questa cosa. Ma cos'è? Adesso proviamo a entrare nelle cavità di extendable. Vediamo cosa c'è proprio all'interno di questa robaccia. Guarda, è vuoto, è solo pieno di palline. Ha un caricatore ad aria professionale, facile e veloce da usare. Così è sempre pronta all'uso. Il dispositivo di sicurezza della punta si attiva premendo verso il basso. Può essere usata con una mano, ma per risultati migliori usate l'altra mano per fare pressione. Ma che cazzo è? Sembrano quei cosi di Natale che sparano le palle di neve. Ma guardate poi come si agglomerano in gruppi. Cioè, ma che cazzo? Ma sono vive queste palline. Vedete che ognuno, vedi, sta con la sua compagnia. Queste che cosa sono? Le sardine? No, ci tengo anche a farvi vedere questa zozzeria che ho scoperto. Guardate che qui all'interno del nostro extendable, all'altezza proprio della cloaca, qui prima della coda, guardate che schifo di un agglomerato praticamente di palline extendable attaccate. Ma che cazzo? Guardate qua. Fatta proprio di merda. Cioè, extendable, it's unbelievable. In caso di freddo, ragazzi, possono tornare utili come guanto. Vedete qui, materiale latticinoso. Oh, inquietante, ragazzi, sembra alien. Non riesco più a uscire la mano. Non riesco più a uscire la mano. Aiuto. La vendetta di extendable. No! Non riesco a farla uscire! Extendable! Extendable! Non riesco a farla... Ah, ce l'ho fatta! Unbelievable! It's incredible! Oh. Beh, basta, dai! Vabbè, ragazzi, da me, ragazzi, e dall'anchilosato è tutto! Ci vediamo alla prossima!